voglia di fare musica. È anche un pochettino sexy. Io sono già di nuovo in macchina all'avventura. Sono in Valle Grana, una delle tante vallate che ci sono qui nelle mie zone, e sto andando a Castelmagno. Castelmagno, tra l'altro, c'è un santuario ed è il luogo classico, tipico, dove si fa il formaggio del Castelmagno. Quindi magari ne compro anche un pezzo dopo e me lo porto a casa, visto che stasera ho gente a cena. Insomma, un formaggio prelibatissimo. Sono venuta qui, o meglio sto andando su, arrampicandomi per le montagne. Perché? Perché ho deciso di realizzare un'intervista riguardo a uno sport nuovo almeno per le nostre zone, perché è uno sport conosciuto più che altro nella zona della Finlandia, Svezia, Norvegia, insomma nei paesi del nord. Qui sta prendendo piede non solo come sport, ma anche per vivere la montagna in modo diverso, che non sia solo con lo sci o con le ciaspole. Sto parlando dei masher, che non so se sapete sono quelli che guidano le slitte che sono trainate dai cani. Ebbene sì, lo sled dog. Quindi vado a realizzare questa intervista, sono contenta perché mi faranno anche provare a farmi trainare dai cani, ed è una grande figata, anche se non si dice figata, lo so, ma è bellissimo. L'unico negativo qual è? È che ieri ho guardato le previsioni del tempo e mi davano bel sole, e effettivamente c'è un sole stupendo, come potete vedere, cioè, che vi assicuro che in questo momento ci sono, sì, qua mi dà 4 gradi, ma io sono scesa un attimo e mi sa che di gradi ce ne sono anche meno. Io sono arrivata alla frazione Chiotti, intanto là c'è anche una bellissima chiesa con un santuario, ma non è quello di Castelmagno. Ciao! Buongiorno a tutti gli amici di TRS Radio, oggi siamo in montagna. Prima che ci si fermi ancora, noi siamo venuti in della Val Grana, siamo precisamente sotto il santuario di Castelmagno e siamo venuti a scoprire un'attività che è diventata anche una pratica sportiva, ma anche il modo di vivere la montagna in modo diverso, quindi non solo ciaspolare, non solo con gli sci. Pensavo che fosse una realtà solamente dei paesi del nord, quindi Svezia, Finlandia, Norvegia. In realtà lo sled dog si trova anche qui e ne parliamo oggi con Fabrizio Fulcheri del ranch Le Alpi del Mare. Ciao Fabrizio, grazie per averci ospitato. Buongiorno a tutti, piacere Fabrizio. Sled dog, questa passione per i cani da slitta, quindi già svegliamo un po' il fatto di che cosa voglia dire questa parola, e tu quindi sei un masher. Sì, noi siamo dei masher e poi facciamo provare la gente a diventare per qualche oretta proprio dei masher. Intanto il masher è colui che viene trainato da questi cani da slitta tramite queste slitte anche particolari, e poi mi farai vedere un pochettino come funziona il tutto. Ma com'è nata la tua passione per questa pratica sportiva poi alla fine? Sì, sostanzialmente mio papà 30 anni fa faceva già delle gare di questo genere e sostanzialmente con la sua passione l'abbiamo studiata e fatta provare alle persone direttamente, quindi non più noi, ma farlo provare ai turisti e alle persone che vogliono provare questa pratica sportiva. Allora, tra l'altro noi lo diciamo subito, se insomma non è legata all'età, ecco, ma anche i bambini possono provare questa pratica, appassionarsi, possono diventare a loro volta dei masher, come sentite già in sottofondo. Insomma, i cani reclamano un po' Fabrizio perché ormai è il loro maestro, ma i cani so che esistono delle razze particolari da utilizzare. Sì, noi principalmente abbiamo Siberian Husky e Alaskan Husky, poi alcuni sono anche in croce tra di loro, sono razze nordiche, hanno una struttura fisica adatta per la neve, per resistere al freddo, anche perché qui a volte arriviamo a meno 12, quindi loro possono stare fermi, anzi più c'è freddo più loro gli piace correre, si stimolano e quindi
sono adatti per questo tipo di attività. Ecco, io voglio subito un po' sfatare i classici miti, no? Tu hai detto loro sono adatti per stare al freddo e per questa particolare, diciamo così, pratica. Sai anche tu che molto spesso, insomma, c'è un po' da ridire sul fatto che lì si porti un po' quasi all'esasperazione al fatto del traino. Non è così, anche perché io so che loro non sono legati tramite un collare, ma hanno un'imbragatura particolare, quindi vogliamo dire che effettivamente sono rispettati in tutto e per tutto. No, certo, noi, i nostri cani sono la nostra passione, quindi anche le persone che li utilizzano devono averne rispetto, aiutarli, spingere. Loro tirano, hanno un istinto dentro per tirare. Se loro non vengono aiutati e poi dopo un po' non hanno più voglia, noi li prendiamo e li mettiamo a posto. Ecco, giustamente un po' come siamo noi umani, no? Se abbiamo voglia una cosa la facciamo, se no non la facciamo. Il fatto di avere 2, 4, 6, 8 cani che cosa comporta? Allora, dipende tanto dal tipo di neve e dalle temperature, anche diciamo dal peso delle persone, se io devo portare persone o semplicemente farli guidare direttamente. Oggi abbiamo delle nevi molto veloci, gelate, quindi sicuramente possiamo avere tranquillamente 3 cani a persona. Se uno è tanto leggero, a volte se ne mettono anche solo 2, perché poi in discesa diventa difficile fermarli. Cioè, già questo ci fa presagire che insomma sarà una bella mattinata di cose, in più sotto la neve non fa mai male. Che cosa ti aspetti in qualche modo dallo sled dog qui, dalle nostre zone? Ma è un'attività che, come altre, deve aiutare a portare turismo in queste vallate che comunque sono un po' dimenticate e vengono magari trascurate o neanche osservate da persone perché non sono pubblicizzate. Noi con questa attività riusciamo ad attirare gente e a far conoscere, appunto, qui hanno di particolare il Castelmagno, sono vallate piccole ma molto graziose e carine, quindi bisogna visitarle e con questa attività sicuramente uno ha un motivo in più per venirle a conoscere. Io ti chiedo ancora una cosa, poi andiamo a fare il briefing così vediamo tutto come si svolge la giornata. Che cosa dobbiamo avere assolutamente per fare una giornata con te e che cosa dobbiamo lasciare a casa e quindi non portare? Beh, sicuramente dovete venire qua serenamente, con voglia di faticare, perché alla fine è uno sport, quindi uno non deve venire qua e pensare di starsene seduto tranquillo. È faticosissimo. Pensavo fosse una passeggiata ed è solo la prova. Ne vedremo delle belle. E non portarsi dietro i problemi, anzi venite all'aria aperta, quindi dovete godervi questo momento di natura, poi soprattutto con gli animali, quindi questo contatto con gli animali. Pensare ai tiri, raccomando, tira piano che poi mi porto bene. Ce la farò, mi ha detto che ce la faccio, una bottiglia di ferro allora. Il contatto con gli animali ce l'avremo tra poco. Fabrizio, ti chiedo giusto brevemente, una persona che arriva qui vuole fare lo sledge dog, quindi arriva qui su questo piazzale, dopodiché che cosa succede? Noi facciamo un piccolo briefing, una parte di teoria dove spieghiamo alcune cose sui cani e sulla guida, sui componenti della slitta, poi si scende in pista, si fa una parte di pratica senza cani sullo governo della slitta e poi si parte e si fanno i giri. Allora, noi siamo pronti per questa nuova avventura ed è solo 2 riferimenti che poi noi comunque andiamo ancora a scrivere al fondo. Noi siamo al Ranch Alpi del Mare, siamo a Chiuso di Pesio, l'attività si fa a Castelmagno, abbiamo una pagina Facebook e potete contattare direttamente me, sono Fabrizio, al 340 40 87 565. Grazie, siamo pronti, andiamo perché i cani vogliono andare. Ci vediamo tra poco.
Bene, si conclude qui almeno la mia esperienza di sled dog, grazie naturalmente a Fabrizio che vi ha fatto provare questa esperienza, potrà farla provare a tutti quanti voi. Devo dirvi una cosa, che guardare in TV sembra tutto più facile, in realtà è faticoso, ma è bellissimo alla fine, insomma basta lasciarsi trasportare, certo, come dicevi tu Fabrizio. Senti, per questa esperienza chi volesse contattarti come può fare? Allora, ci trova su Facebook alla pagina Ranch Alpi del Mare, oppure può chiamarmi direttamente Fabrizio al 340 4087 565. E che insomma questo inverno e poi naturalmente tutti gli inverni che verranno sia per voi uno sled dog senza fine, grazie naturalmente anche ai tuoi ragazzi Fabrizio che come sempre, certo, accompagnano queste uscite. Alla prossima e un saluto da TRS ciao. Radio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, oggi alla fine è stata una bellissima giornata, entusiasmante e particolare, mi sono messa in gioco. Lo sledge dog è veramente non solo uno sport da praticare, ma anche diciamo così un hobby e poter passare un po' di tempo immersi nella natura, quindi vi invito veramente se ne avete la possibilità di provarlo, sperando insomma di poterlo fare nuovamente il prossimo anno, magari un po' di più, magari prenotando un bello chalet lì di fianco, un bel resort, una bella sauna, una bella cena, insomma sarebbe il weekend perfetto. Non è stato possibile e quindi mi rilasso comunque all'interno della mia vasca da bagno con le mie candele, i miei profumi, la mia bomba da bagno della Lush, la musica di sottofondo per farmi chiudere gli occhi e rivivere con voi quella che è stata, diciamo così, la mia giornata, lasciandovi così con questa voglia anche voi di poter provare lo sled dog.